Ciao Guido, buonasera. Eccomi, buonasera. Ciao Guido. Sì. Un po' di vento sento, però adesso sembra meglio. Vai, vai. Oddio Guido, ci sei? Io ci sono ragazzi, Adesso il collegamento è disturbato. vai, 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 Allora, ruota libera. che vi devo dire? È una situazione inspiegabile, possiamo dire tutto, al contrario di tutto. Quando si arriva una partita del genere, dopo che per 20 minuti eravamo anche fin troppo dentro la partita, perché abbiamo comandato questa palla che girava, anche se poi non abbiamo tirato in porta, insomma era abbastanza irritante la cosa, perché 20-25 minuti di assoluto dominio, poi è bastata un'azione per perdere tutto, per perdere per strada pezzi, per una squadra che si è proprio dilaniata da solo. Sì, io non so da dove cominciare, perché poi non è che posso cominciare a dire: allora, intanto Provedel poteva fare meglio, oppure Gila no, che scivola, per carità, oppure Radu, per oppure Radu che stasera non la prende mai, oppure Romagnoli che doveva reagire, oppure che ne so, Isai che si ha fatto degli errori. Ma qui tutta la squadra, oggi questa squadra era inspiegabile, la squadra che io sinceramente non so, non è mai successo, io non ho mai visto una Lazio in terra straniera giocare così male e soprattutto accettare la sconfitta in questo modo. Eravamo proprio, cioè, avevamo alzato le mani dopo quel primo gol. Io adesso faccio pure fatica a ricordare tutti i particolari, perché sinceramente parlando non è no facile, ma è la somma, no, che fa la notizia, il fatto che è già capitato e noi pensavamo che questo tipo di serate non viverle più. Appunto, il centrocampo completamente nelle mani loro. Guardate, io faccio un confronto con quello che accadde l'anno scorso a Roma, quando noi giustamente simpaticamente andavamo in giro loro, no? Questa è la classica partita che se tu vai in terra straniera, anche in un campo come questo, dove naturalmente c'erano 8-7-8 mila anime, dove magari si respira aria diversa, no? Se tu la snobbi, ti succede anche questo. Questa è stata la partita dove tu sei stato presuntuosa, cioè la Lazio è stata presuntuosa, perché anche nei primi 20-25 minuti, quando giochi in quel modo, tu devi fare in modo di cercare la porta, non di divertirti a prendere in giro l'avversario, sapendo che l'avversario faceva, stava lì, ti aspettava, tu non facevi nulla, girava il tuo pallone, ma mai tirato in porta. Avete visto mai un intervento del portiere in quei 25 minuti? Mai. Allora, questo ti dimostra la presunzione. Poi è bastato una sola giocata a metterti in crisi, ma già prima, no? Anche se poi su quei due rigori si può pure discutere, perché poi alla fine è stato un arbitro molto fiscale, ma queste sono stupidaggini. Ma non posso aggrapparmi a queste cose stasera, perché è stata una squadra che ha abbandonato la partita, l'ha abbandonata perché pensava di creare il suo sistema di gioco, che è completamente fallito stasera, ma non perché il 4-3-3, ma proprio l'atteggiamento. Questo è stato un atteggiamento di una squadra presuntuosa, e vi giuro ragazzi, commentare questa partita io non so da dove iniziare, che vi posso dire, che questa è una squadra che adesso si è rimessa, cioè è tornata, ha fatto due o tre passi indietro, soprattutto perché mette anche in bilico la qualificazione, perché adesso se io devo pensare di poter proseguire e pensare che magari questo girone che sembrava la nostra portata, pensavamo almeno tutti fosse la nostra portata, adesso si rimette in gioco tutto, si mette in gioco una situazione che sembrava scontata. Pensate che noi stamattina, mentre parlavamo della partita di Cremona, pensavamo subito, no? Vabbè, certo, Cremona è quella più dura, stasera sarà una partita importante, ma quella che ci blocca di più è Cremona. Adesso ditemi voi cosa devo pensare fra due giorni, che questa è una squadra che sa reagire, soprattutto fisicamente, perché fisicamente anche abbiamo mollato, ragazzi. Avete no, visto? No, Guido, ti prego, non fa questo errore, l'ha cambiati 8, no, no. Ne ha cambiati 8. No, non parlo di te. Io parlo proprio a queste squadre, in queste terre, diciamo del nord, corrono 100 minuti. Ecco, non è che noi correvamo, noi proprio pensavamo di correre più di loro, ma non ce l'abbiamo fatta. Non potevamo cambiare altri 100 giocatori, non si tratta né di mercato né di qualità dei giocatori, è l'atteggiamento, perché pensavamo di far girare il pallone e non correre noi. Nel senso, correre noi, certo, significa anche cominciare, certo, a fare quelle cose che noi non abbiamo mai fatto, cioè devi anche soffrire. Ci sono delle partite che quando vedi che la tua squadra, che la squadra che ti sta di fronte, tu ci fai un giro palla di 25 minuti, hai fatto un giro palla di 25 minuti e non vedi mai la porta, non hai mai fatto un giro in porta, Ciro sempre spalla la porta,
ti devi rendere conto che stasera è dura, perché alla prima ripartenza, se ti fanno gol così facile, devi cominciare ad avvertire il pericolo. Io, guardate, vi giuro, sul 2-0 così facile come è arrivato, ho detto stasera succede qualcosa di clamoroso. Io ero sicuro di questa cosa per la prima volta da quando vedo la Lazio in terra straniera. Io vi giuro, ho pensato all'imbarcata dei 6-7-1, vi giuro che ho pensato, io l'ho pensato anche quando il Bayern Monaco qui all'Olimpico, l'abbiamo pensato tutti, perché poi anche il gol di Milinkovic, cioè a me non mi ha fatto nessun effetto, perché sapevo che non cambiava nulla, perché noi siamo sempre monotematici, noi non cambiamo passo, siamo quelli, e se non giochiamo in quella maniera non cambia nulla, perché questa squadra ti ha preso le misure, e fisicamente ma anche tecnicamente stavano bene, ti hanno distrutto, non c'è stata mai partita, non c'è stata mai partita, e meno male che si sono fermati in quanto la fine, 20.000 alla fine, perché se tutti continuavano stasera veniva veramente altro che le serate peggiori, a parte questa è la serata peggiore della storia davanti, di più sinceramente una partita così, ma ecco, poi devo tornare a Valencia quando Claudio Lopez, oppure a Salisburgo, ma insomma questa squadra, diciamo il Valencia era una grande squadra, attenzione, il Salisburgo, quella cosa che hai fatto quella sera a Salisburgo è stata un attimo, perché avevi la partita in pugno, addirittura l'andata di vinta, stavi in vantaggio, è stato un crollo totale, siamo rimasti anche in 10. Qui no, qui non c'è stata mai partita, un'ora ci hanno distrutto. I 25 minuti sono stati di allenamento della Lazio, sembrava un classico allenamento con fratini gialli e fratini blu, basta. Poi è subentrata questa squadra che ci ha distrutto anche tecnicamente, cioè io ti giuro, giocatori come oggi i nostri io non ho mai visto saltare l'uovo, mai è che hai pensato per un attimo che potevamo veramente rientrare in gara. Perciò ragazzi, io non posso aggiungere altro, facciamo le pagelle, ma anche il povero Pedro, che si è dato da fare su quella fascia, faceva tenerezza Pedro, non sto parlando di quello che non siete. Perciò tutta la squadra è entrata nel buio più totale, anche purtroppo la faccia di Ciro che esce in quel modo, poi anche questi poveri ragazzi stranieri, non è che cambiano le partite, quando noi diciamo non è che adesso ce la dobbiamo prendere con loro, perché sarebbe gravissimo che ce la prendiamo con loro. Questa stasera è la sconfitta proprio della testa della Lazio, la testa che torna a non funzionare di nuovo, maledizione, perché puoi anche perdere 2-1, te ne torni a casa, pazienza, ti do del piccherò, ma così mai, così non è possibile. Questa è, io sono un timore ragazzi, per carità spero di sbagliarmi, perché la stagione è appena iniziata, io non vorrei che questa partita ce la trasciniamo per parecchio tempo, ecco, questa è la cosa che mi preoccupa più di tutto, oltre alla figuraccia che non ci perde il peso dell'assetto, sarebbe un altro segnale di pochezza emotiva, se dovesse avere scorie diverse da una reazione cattiva e rabbiosa, vorrebbe dire proprio che vali poco dal punto di vista caratteriale. Io non ho mai visto una reazione scomposta, ho visto solo un palo di frustrazione di cancellieri, ma poi anche i nostri leader sono spariti dalla circolazione. Dove stavano? Dove stavano i nostri leader? Sono spariti tutti oggi. Stai sparendo anche tu, Guido, però. Stai sparendo anche tu nel traffico. Io sto davanti alla caserma, è normale che il segnale fa parire. Occhio, brutto segno, brutto segno. No, la caserma, la caserma ha delle antenne. Ti stai costituendo. Cioè, ecco. No, mi dispiace per la gente, guardate, veramente sarà io sono molto preoccupato anche per Cremona, perché non credo che questa serata passi facilmente. Io Guido, visto che prima appunto poi l'hai citato anche tu, in realtà visto che prima ricordavo che l'ultima volta che la Lazio ha preso 5 gol in Europa era appunto al Mestalla contro il Valencia, 5 aprile del 2000, sono passati 22 anni e mezzo, altre partite come queste secondo me si possono citare, Tenerife, Lens, ma siamo a quel livello là, sei d'accordo? D'accordo, anche se Tenerife fece un grande errore del Genoa, perché la partita era ancora in bilico, perché insomma stava un gol e passavamo, qui io vedo l'ora che finiva, io ho avuto timore che ce ne fossero altri 2-3, ma ragazzi, e la Lazio non tirava in torta anche dopo 5-1, ragazzi, lasciate stare quelle azioni sono perché si è proprio fermata la squadra avversaria, si è fermata, eppure nonostante si è fermata, noi non siamo riusciti nemmeno a buttarla mai dentro una palla, cioè anche un 5-2, sai quelle cose 5-2, 5-3, come hanno fatto quelli del Feyenoord? Ma quello che è successo all'Olimpio l'altra sera, no? Col Feyenoord, ma quello non è un altro piccolo segnale, che noi pensavamo di
aver messo da parte perché dopo quell'ora di gioco, ma la gestione della testa, ma se tu lasci campo libero e sapete che eravamo arrivati sul 4-3 e stava per succedere il fattaccio, ma non è un segnale anche quello, scusate, no, no, è una conferma che questo è un gruppo che, quando, nonostante sia cambiato abbastanza, però fa parte un po' della sua genetica, quando non ha più la percezione di rischiare qualcosa o si sente troppo superiore all'avversario va incontro a dei blackout umilianti, proprio è inerme così sta parlando Ciro Immobile in questo momento. Io direi dopo aver salutato, stai andando? Ti salutiamo? Vado, okay. Sì, vado. Vi saluto, tanto domattina sarà una battaglia. Ok, grazie Guido, a domani, un abbraccio. Ciao Guido. Grazie.